No. Nico? No, no mamma, no. Ma proprio no. Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi per voi filmo la review di una palette che mi avete chiesto perché ve l'ho mostrata nel video Super All Maquillaga. Ve lo lascio con le schede in alto e anche giù nell'info box se non l'aveste visto. La palette in questione è un altro dupe realizzato questa volta dalla Makeup Revolution e la Iconic Pro 1. È la dupe della Lorac Pro Palette 1, perché della Lorac abbiamo la Pro 1, Pro 2 e poi abbiamo le due unzipped, poi ci sono le matte. Se avete visto il video in cui mi è stata venduta una palette fake che era proprio della Lorac, era l'unzipped tutta con toni rosati, borgogna, con il rimborso che mi ho dovuto fare da venditrice, ho deciso di fare poi quest'ordine macchiari e quindi ho preso questa palette che è il dupe, quindi comunque sono io che ho scelto di prendere un dupe e non è un prodotto falso e i colori sono davvero molto simili alla 1 che io comunque non possiedo, ma online potete trovare tantissimi video in cui vi fanno le comparazioni tra una palette e l'altra. Questa palette la trovo veramente ottima, ma comunque adesso nel dettaglio vi parlerò di ogni singolo colore, vi farò gli swatch, vi parlerò delle mie impressioni di questa palette che da quando mi è arrivata utilizzo sempre in combinazione o alternandola con la Salted Caramel della York Makeup. Trovo che il packaging sia fantastico, se rivediamo le vecchie Iconic della Makeup Revolution, le dupe delle Naked, erano di plastica, sembravano giocattoli per bambine. Questo è decisamente di un livello superiore, infatti non costa 4,95 come la Iconic 1, 2 e 3, ma questa mi è costata 8,95 ed anche questa, a mio avviso, a mio modestissimo parere, vale ogni singolo centesimo e vi spiegherò perché. Questo packaging è nero opaco totalmente e c'è la scritta Revolution, Makeup Revolution London, Iconic Pro 1 ed è tutto rosa dorato. Dietro c'è scritta la stessa cosa, Salvation Palette Iconic Pro 1. Mi piace molto anche perché sembra bella compatta, sentite perché dentro c'è un pennello, ma per la prima volta nella storia delle palette low cost troviamo un pennello che ha senso di esistere e che sto utilizzando ogni giorno anche se non dovessi utilizzare queste palette. È un pennello che chiamano infatti Revolution Pro, da un lato è a lingua di gatto però abbastanza denso, dall'altro è da sfumatura e mi trovo benissimo sia ovviamente con gli ombretti di questa palette e questo pennello, ma anche con quelli della Salted Caramel. Mi fa impazzire come riesce a prendere questo ombretto da sfumatura i colori chiari e renderli perfettamente pigmentati sulla palpebra. Magari dallo swatch certi colori sembrano un po' una forse non scriverà, invece con questi pennelli, con questo pennello, sia quello a lingua di gatto che da sfumatura, prendi tutto, è veramente fantastico. Al suo interno ha un grande specchio, quindi significa che può essere una comodissima palette da viaggio e abbiamo anche la plastichina con i nomi, che secondo me è molto utile, soprattutto per chi guarda, ma fa anche video su YouTube, quando devo parlare di un colore nello specifico dicendovi il nome è più semplice, viene semplificato il processo, vi dico il nome e sapete quale sto usando, ma anche per fare le recensioni, insomma le review, lo trovo molto comodo. Quindi già avere i nomi e soprattutto avere un pennellino che funziona, secondo me sono già due punti a suo favore. Altra cosa molto utile di questa palette, dello specchio che consente quindi di portarla in viaggio, è il fatto che al suo interno abbiamo 16 ombretti, sono divisi in due linee, la parte superiore è completamente matte, ogni singola nuance, ogni singola sondina è completamente matte e sotto sono tutti satinati e abbiamo sia colori nude e sia colori più intensi. Come potete vedere c'è una sfumatura, si parte da quelli più chiari, sia matte che shimmer, fino ad arrivare a quelli più scuri. Adesso passiamo agli swatch di ogni singolo colore. Parto dal primo, il primo si chiama Ghost. Ghost è un bianco gesso, un bianco matte, molto scrivente, ma comunque un semplice bianco, pigmentato sì, ma vedrete dagli swatch che certi colori sulle mie braccia non scrivono e non è la prima volta che mi succede. Che un colore comunque sulla pelle, non tanto sulla mano ma sull'avambraccio all'interno non mi scrive e poi però sulla palpebra scrive da Dio, e questo è il caso di Ghost, che comunque è un semplice bianco che è un passepartout, diciamo. Il secondo si chiama Luna, molto molto simile a Ghost ma con un sottotono rosato, il che lo rende
leggermente diverso, ma comunque si somigliano molto, e sulla palpebra, vedrete anche dagli swatch, non si vede molta differenza tra i due. Il terzo colore si chiama Must, e secondo me è un ottimo nome perché è un must have, secondo me, perché è un perfetto marroncino, caldino, ma anche un po' freddo da mettere nella piega dell'occhio per andare a sfumare qualsiasi tipo di trucco, che sia un trucco nude o uno smokey eyes, lo trovo veramente perfetto. Quarto colore, Enigma. Enigma somiglia un po' a Ghost e Luna, però è decisamente più rosa, e questa cosa si vede semplicemente quando avete la palette dal vivo. Non so se dagli swatch rende, ma comunque non si percepisce molta differenza, quindi diciamo che questi tre colori, Ghost, Luna ed Enigma, sono un po' simili tra loro, ma Enigma è decisamente più rosa. Passiamo al quinto colore, Fade. Fade è bellissimo, mi piace tantissimo, è un marroncino rosato, quasi malva, che è però molto molto tenue, quasi freddo, e somiglia un po' al Nuner della Naked 3 secondo me, però è leggermente più chiaro e mi piace tantissimo nella piega dell'occhio, ma anche su tutta la palpebra, per un trucco nude ma comunque sofisticato. Il sesto colore si chiama Drama. Drama è un marrone abbastanza intenso, un po' più scuretto di Must, ma anche questo secondo me è perfetto nella piega dell'occhio perché va a scaldare la piega dell'occhio, ma questo è utilizzato anche sotto l'arcata delle rime inferiori e mi piace tantissimo. Il settimo colore, quindi il penultimo matte della prima fila, è Afflicted. Afflicted è decisamente un marrone intenso. Devo dire che questo qui, dalle foto su internet e dagli swatches, mi era sembrato un borgogna, un melanzana, prugna. Invece è un marrone intenso, ma comunque all'interno ha una punta di viola per forza, perché mi era sembrato appunto un color melanzana, mentre invece è un marrone cioccolato pieno, bellissimo. L'ultimo colore, Peach, è un nero matte, scrivente ovviamente, e la consistenza di questi ombretti, che sono matte e non polverosa, è molto molto burrosa. Su di me non danno fallout e sono pigmentatissimi. Adesso passiamo alla seconda riga, quindi quella sotto, dove ci sono tutti i satinati. Il primo satinato si chiama Mead, è un bel illuminante rosato che può essere utilizzato sia nell'angolo interno, sotto l'arcata sopraccigliare o comunque come illuminante sopra lo zigomo. È molto scrivente, quindi comunque può essere utilizzato per dare quei punti luce dove non interessa. Il secondo si chiama Dawn. Dawn è molto simile a Need, un po' come Ghost e Luna. E Dawn è leggermente più champagne, quindi comunque si somigliano molto, però è un colore illuminante che anziché avere il sottotono rosato ce l'ha un po' più giallo, ecco. Il terzo colore è Getter. Getter è un dorato puro, molto caldo, bello su tutta la palpebra mobile per realizzare un trucco caldo, cioccolattoso, che va tanto in questo periodo. Mettere un bel rossetto rosso nude e potete andare, avete un trucco che sembra di essere 8 ore e mezza a sfumare, invece magari mettete questo ombretto bello illuminante su tutta la palpebra, anche perché è molto scrivente, mi piace molto. Poi abbiamo Breathe. Breathe è un bellissimo color champagne intenso che può essere utilizzato anche come illuminante sugli zigomi, sull'arco di Cupido, mi piace tantissimo, è pigmentatissimo, quindi cosa dire, decisamente più intenso di Need e Dawn ed è un po' più leve di Getter ovviamente, quindi comunque perfetto, a me piace tantissimo. Poi abbiamo Too Grey. Too Grey è un grigio satinato stupendo che mi piace un sacco mettere su tutta la palpebra mobile. Perché? Perché ha un sottotono quasi rosatino e quindi comunque il rosa, il prugna, fa risaltare il verde degli occhi, e questo mi piace molto, lo trovo molto elegante e lo abbino perfettamente con tutta la linea di ombretti matte che ovviamente ci sono sulla linea superiore della palette, quindi mi piace tantissimo. Ma adesso vi devo parlare di Stage. Stage è il motivo per il quale ho detto prendo la Lorac Pro 1 anziché la 2. E questo colore, veramente, ma ne vogliamo parlare? Ma ciao! Ciao! È un rame copper scrivente, basta appoggiare, cioè tu lo guardi e già è pigmentato, cioè già ti scrive sugli occhi, basta che lo guardi, lo avvicini all'occhio e già ti si colora la palpebra. Cioè, ragazzi, è veramente meraviglioso questo colore e lo trovo
stupendo. Cioè, io ho comprato la palette sostanzialmente per questo colore e appena l'ho visto è stato il primo che ho sbocciato, ho detto tu vieni qui, meraviglioso, non mi ha delusa, lo adoro, l'ho utilizzato almeno già 3-4 volte sugli occhi per fare un trucco da giorno e anche da sera e mi piace tantissimo. Penultimo colore, Addicted. Addicted è un... mi somiglia un po' al Dark Heart della Naked 3, ma non c'entra molto, comunque per farvi capire è un prugna di base con dei micro glitter argentati e viola, ma è particolarissimo, è molto bello magari per la sera di Capodanno o magari per fare uno smoothie intenso, per non avere il classico grigio e poi nero, fare qualcosa con questo su tutta la palpebra e poi sfumare un po' di nero all'angolo esterno, secondo me è elegantissimo, bellissimo. L'ultimo satinato è Player. Player è un grigio topo satinato scriventissimo che sinceramente sui miei occhi che sono un po' piccoli ho paura che anche se lo vado a sfumare possa andare a rimpicciolirmeli troppo, quando invece quando io magari vado ad applicare Addicted con il sottotono prugna comunque fa uscire un po' il verde dei miei occhi, ho paura che il grigio possa spegnerli. Lo devo provare questo su tutta la palpebra, l'ho provato semplicemente per picchiettare durante degli smokey eyes oppure l'attaccatura della rima inferiore delle ciglia, ma comunque sono ragazze questi degli ombretti molto validi per il prezzo che hanno e soprattutto c'è il pennello all'interno che è validissimo, quindi per una volta è una palette che secondo me al 100% può rappresentare un'ottima alternativa a quello che è un prodotto che non è low cost assolutamente, perché la Lorac è assolutamente high end, quindi proprio fuori mano non può essere, anche perché comunque è proprio fuori dall'Europa per noi, quindi dovremmo pagare una fortuna, ma questa qui della Makeup Revolution la trovo veramente ottima e mi sento di consigliarvela perché l'ho trovata fantastica e mi piace ogni giorno di più, così come la Salted Caramel della I Heart Makeup. Io adoro queste due palette e sono tutto quello che indosso, che avete visto negli ultimi video nei miei occhi, è tutto merito di queste due palette, quindi mi sento di consigliarvele. Ragazze, la recensione termina qui, adesso vi mostro nuovamente gli ombretti tutti matte e tutti satinati, di nuovo insieme per avere un'idea generale. Spero davvero che la recensione sia stata utile, se vi è piaciuto, se è stata utile, mi raccomando lasciate un pollice in su che mi fate sempre contenta. Se avete richieste per altre recensioni o trucchi o volete farmi delle domande perché sto organizzando un Ask Nika, scrivete tutto qui sotto nei commenti, vi rispondo, ci organizziamo, parliamo, facciamo le cose assieme che mi piacciono un sacco, decidiamo assieme, viviamo assieme il canale, così è nostro, non è soltanto mio. Io vi ringrazio comunque di aver visto il video, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo.